Amici sportivi, buonasera e benvenuti ad A Tutto Campo. Il Pescara perde in casa anche con il Carpi. Numerose sono le critiche, soprattutto nei confronti del presidente Daniele Sebastiani, con alcuni cori dalla curva ed anche da altre parti dello stadio. Il presidente, dopo la partita, dirà poi: ci vogliono fatti, non cori. Intanto il Pescara si prepara per la trasferta di Avellino. Sigla. Sono seduto sopra una panchina, qui fermo ad aspettare. E c'è un pallone, sta viaggiando su un prato, e quando arriva mi farà sudare. Ma dimmi quando arriverai, son così teso, questa palla non arriva mai. Chissà che faccia che farai, così felice sbalordito non t'ho visto mai. A Tutto Campo arriverà, è un talk show del tuo Pescara, qui si parlerà. Chissà che faccia che farai, quando la vedi alla televisione rimarrai senza parole. Clicca se seguici. Bene, allora, dopo questa copertina presento e do di nuovo il bentornato a Luigi Mascia e Walter Nerone. Buonasera. Buonasera. Allora, iniziamo da Walter. Walter, un giudizio su questo duplice esordio di Massimo Epifani sulla panchina del Pescara? Ma io no, più che dare un giudizio su Epifani, vorrei cavarmela con una mezza battuta, è che secondo me non si può vendemmiare a maggio, al massimo si comincia a mietere, e che sta squadra nell'ultimo mese sta tirando fuori tutti i difetti che aveva con Zeman. Disse che dopo il mercato di gennaio erano più squadra. Secondo me, dopo il mercato di gennaio,
abbiamo visto una squadra più allo sbando di prima, con più limiti. Onestamente ero dell'idea che potesse fare qualcosina ancora, ma dopo che abbiamo finito di vedere i nuovi arrivi, francamente possiamo mettere un punto fermo. La squadra a gennaio per l'ennesima volta è stata indebolita vistosamente. E adesso, come dire, palla a centro, giochiamo un altro campionato con altre ambizioni e Epifani, non Epifani, Zeman, non Zeman, c'è da riguardare, c'è da fare, come si dice, da fare un reset di tutte le velleità che si erano coltivate, inseguendo, diciamo, più che la realtà del campo, inseguendo la storia di Zeman, i luoghi comuni legati a Zeman, che con la società resta il principale responsabile di questo piccolo disastro tecnico che è il Pescara edizione 2017-2018. Non mi faccio la testa, secondo me c'è di peggio nel campionato, però correggo un po' le opinioni che ho espresso, perché ragazzi miei, l'avete visto, li abbiamo visto tutti i nuovi arrivati, adesso li abbiamo visti tutti, eh? Cioè, se penso che abbiamo dato via i vari Benali, non è per dar ragione al presidente, ma insomma, fra Benali, Yamgama, Cinne e compagnia bella, insomma, secondo me ci stanno tre categorie adesso. Fra qualche anno vedremo. Allora Luigi, secondo te il problema di questa squadra è la conduzione tecnica o la consistenza dell'organico? La consistenza dell'organico, francamente, sembrava uno dei limiti di questo Pescara di quest'anno, targato anche Zeman. Io non so dove arriva prima l'una cosa e dove arriva poi seconda l'altra. Certamente con Zeman le cose non andavano bene. Adesso già in una settimana sono spuntati fuori come i funghi quelli che rimpiangono Zeman, che dicono: ma con Zeman ci saremmo salvati. Nessuno può avere la controprova di questo, però sta di fatto che questo Pescara con Zeman non solo non è riuscito mai a convincere dal punto di vista dei risultati, anche se poi Zeman lo ha lasciato a 36 punti e nonostante la sconfitta con il Cittadella, che è stato l'epilogo dell'era Zeman, Pescara era in acque ancora tranquille. Ma il grande problema dell'era Zeman è stato il fatto di non aver mai visto una squadra targata Zeman. Cioè, tutti ci aspettavamo, con un allenatore di quel tipo, che si potessero vedere magari i risultati a lunga scadenza, e questo ci può stare nel calcio, ma che si potesse vedere un'idea di gioco che fosse caratterizzata dai concetti calcistici del Boemo, che erano ben noti. Poi tanto tuonò che piove, perché alla fine siamo andati avanti con questa canzoncina settimane per settimane, anche credo con qualche servizio simpatico che noi mandiamo in onda, cioè da una parte il presidente che voleva a tutti i costi che Zeman si dimettesse, dall'altra parte Zeman che voleva a tutti i costi che il presidente lo licenziasse, e alla fine si è arrivati a questa mancata presenza in questa riunione che lascerà un po' le cose, e qui ci sono stasera degli ospiti che possono avere titolo per parlare anche da questo punto di vista e non solo tecnico, anche dal punto di vista formale e dal punto di vista anche delle regole, secondo me lascerà una sorta di limbo anche da questo punto di vista, cioè se qualcuno voleva risparmiare e quell'altro invece voleva in qualche modo portare avanti fino in fondo il suo contratto, un'altra questione che forse ci interessa meno rispetto alla grande preoccupazione che oggi ci può caratterizzare calcisticamente, però quella vicenda adesso rimarrà in una sorta di limbo, perché il comportamento di Zeman può lasciar presagire che gli ultimi stipendi di campionato possono essere messi in discussione con un'azione legale, non essendosi presentato ad una riunione tecnica. Dall'altra parte c'è un tecnico che può dire: ma io sono stato esonerato e quindi ho diritto comunque ad essere pagato fino in fondo. Al di là di questa parentesi che chiude un pochino la vicenda, che ormai era diventata anche un po'
po' oziosa, quella ogni settimana di un tecnico che parlava male della società, il presidente che diceva ma la squadra l'hai voluta tu, adesso invece si apre uno scenario nuovo. E ritornando alla tua domanda, oggi come oggi bisogna andare anche con i piedi di piombo nei confronti di Massimo Epifani, che è stato catapultato in questa realtà, in questa situazione molto molto difficile, che ha bisogno di tempo, e il dramma, il terrore di tutti è che il tempo non ci sia per poter in qualche modo ridare una sterzata a questa squadra e andarla un pochino a caratterizzare, una squadra che è rimasta sempre una sorta di ibrido quest'anno. Da questo punto di vista potrebbe sembrare più facile plasmarla, ma occorre tempo, e il calendario non è dalla parte di Epifani e dalla parte di pronostici positivi. Allora, gli altri ospiti della serata, saluto Guido Colangelo. Buonasera Guido. Ciao, buonasera a voi. Allora Guido, questa è una squadra più da 4-3-3 o da 3-5-2? Questa è una domanda che è difficilissima, perché io di numeri ne capisco ben poco. Io dico che questa probabilmente è una squadra scarsa, cosa che in pochi hanno detto, e tanti scienziati che parlano sempre del Pescara Calcio, e non voglio approfondire, perché tutti dicevano che era una squadra forte, una squadra da... Invece io dico che questa è una squadra che ha dei grossi limiti, e i numeri parlano poco, perché diciamo, io anche guardando la partita l'ultima di sabato non saprei giudicare che tipo di modulo, che tipo di giocatori, gente ferma, gente che non ha dato un contributo in un momento così difficile, dove qualcuno pensa che giocavano, una squadra che giocava forse contro Zeman, e Zeman ora non c'è più, e questo invece di reagire in maniera positiva è gente che è peggiorata, gente che a me sembrava che giocassero anche contro. È inutile che dicono in molti, ma hanno dato tutto. Sì, gli ultimi 3 minuti, gli ultimi 4 minuti hanno fatto un gioco così, diciamo, cervellotico, che poteva dare qualcosa su qualche cross, qualche ammucchiata in area. Però gente che veramente non ha dato nulla, e questo mi lascia veramente addolorato, perché veramente ci sono rimasto malissimo. Io per la prima volta insomma, difficilmente capita che il cambio di un allenatore possa non dare l'effetto desiderato dalla società, dai tifosi, dal pubblico, insomma. Bentornato anche a Francesco Giorgini. Buonasera. Stasera abbiamo 2 allenatori, quindi insomma, dal punto di vista tecnico siamo coperti. Tre. Vabbè, scusa, poi introdurremo anche Mister Fribbo. Anche l'altro, sì. Scusate. Allora, Francesco, ti volevo chiedere, l'aver catapultato Massimo Epifani sulla panchina del Pescara, per una persona preparata come lui, insomma un bravo ragazzo attaccato ai colori sociali, ma potrebbe essere anche un boomerang, visto che di esperienza in Serie B non ne ha certamente? Ma sicuramente è una situazione molto delicata, secondo me. Io ho visto il Pescara quest'anno un paio di volte in televisione, sinceramente non mi è sembrata tutta questa squadra forte, sia con Zeman, ma a parte l'ultima 2 partite, col Parma, ho visto un po' col Parma. No, io l'unica cosa invece dove ho visto, non come diciamo preoccupazione, che non ho visto la svolta che spesso sulla prima partita ci può essere. Invece penso che anche col Parma non è che è successo, penso, negli ultimi 5-10 minuti. Però io penso che in questo momento non è, come si diceva prima, non è questione di modulo 4-3, 5-2. Io penso che se veramente dei giocatori sono all'altezza di questa categoria, devono tirare fuori gli artigli, perché può diventare molto difficile. Perché il campionato, penso, il campionato di B non è una passeggiata. Adesso... penso già dalla prossima il Pescara deve tirare fuori qualcosa, se ce l'ha dentro, se no vuol dire che secondo me parecchi ancora debbono dimostrare di meritare questa categoria. Può darsi pure che mi vorrei sbagliare.
Buonasera anche a Giancarlo Pelpo. Adesso ti devo presentare come giornalista o come allenatore? Beh, come giornalista, diciamo, ovviamente. Perché l'allenatore non ancora mi dà la giusta opportunità, però, non è mai detto. Non si sa mai. Allora, Giancarlo, vediamo come giornalista, come giudichi questa situazione. Il Pescara davvero in pericolo di retrocessione, sì, secondo te? Decisamente sì, ma secondo me il Pescara anche da prima era in pericolo di retrocessione. Basta vedere che è una squadra che non ha attaccanti da, diciamo, che facciano gol, perché se tu pensi che Pettinari, che è il nostro capocannoniere, ha fatto 6 gol in 2 partite e 6 gol nelle altre, diciamo 26, perché ecco, un paio non ne ha giocate, quindi ha una media di un gol ogni 6 partite e mezzo, quindi è chiaro che se questo è l'elemento più prolifico, questo è un problema che ci si portava dietro anche con Zeman, perché dall'inizio del girone di ritorno il Pescara ha fatto un gol su azione contro il Foggia, un gol su punizione e basta. Poi vabbè, ha segnato Bonino, ha risegnato su azione contro il Parma, ma ormai la partita era finita. Io temo che il presidente abbia agito troppo d'impulso, perché è un momento troppo delicato della stagione per cambiare allenatore. Io non so se lui aveva detto che non è una motivazione tecnica, ma una motivazione comportamentale. Adesso non so bene come sono andate le cose, non so neanche chi ha ragione, chi no, se basta un messaggio sulla chat di WhatsApp per fare una convocazione o non basta, se c'erano dei precedenti, questo lo sa più l'avvocato e chiaramente non mi permetto di entrare nel merito. Però è chiaro che è una situazione difficile, anche perché avevamo queste 2 partite in casa, che 2 sconfitte sanguinose le ho descritte io, perché praticamente da questo momento in poi devi capire che tu devi lottare solo ed esclusivamente per la salvezza, però non sei abituato, perché è una squadra che non lo ha mai fatto dall'inizio. Ora, poi ci sta il discorso Epifani. Io ovviamente massima fiducia in Epifani, ha tutte le attenuanti del caso, va anche detto che non è stato fortunato, perché contro il Parma nella prima partita il gol del 2-0 a 25 minuti dalla fine era in netto fuorigioco, e quindi è così come la settimana precedente, non è che facciamo il discorso da tifosi, però la settimana precedente a Cittadella rigore per te lo nega e poi lo dà l'avversario, gol in netto fuorigioco, perché dopo negli ultimi 25 minuti può succedere di tutto. Chiaramente Epifani sta facendo il suo percorso normale, cioè un allenatore che arriva, che si sa che ragiona in maniera diversa dal predecessore, deve portare il suo gioco, quindi ha provato contro il Parma un modulo, lo ha cambiato giocatori, c'è stata anche, a questo punto penso che sia stata una sfortuna, perché si dice quando perdi una fortuna rientrare subito in campo, ma quella è stata una sfortuna, perché dopo 2 giorni non ha avuto neanche il tempo di mettersi a ragionare, ha cambiato 7 giocatori, ha cambiato modulo, adesso pare che per fortuna questo modulo sia quello definitivo, per fortuna, diciamo, per la gran massa degli addetti ai lavori. Per me personalmente no, perché io detesto il modulo con la difesa a 3, mi sembra veramente un ibrido, una cosa inutile, anche perché se tu vedi, diciamo, la delega della produzione offensiva è affidata ai 2 terzini, e se 2 terzini che dovrebbero fare entrambe le fasi, quindi ti devono difendere, ti devono attaccare, ti ritrovi come nella partita contro il Carpi che non riescono a fare neanche un cross ai 2 centravanti, dopo che succede? Cioè, è un modulo che io detesto, però l'importante è che si sia deciso quale modulo. Ma Epifani giustamente ha dovuto fare degli esperimenti, l'ha dovuto fare perché ha avuto poco tempo. Prego. Scusi se ti interrompo. Prego. Io ho parlato prima di numeri, no? Ma giustamente, come dici tu, 5-3-2 potrebbe andare bene, ma se tu c'hai gli esterni che poi non contano a nulla, esatto, e stanno bloccati. Io pregherei chiunque, cioè non è difficile leggere una partita, vedere, sì, 2 esterni bloccati per tutti i 90 minuti, neanche una discesa, neanche un affondo, in fase offensiva, in fase difensiva non c'erano neanche. Quindi, non serviva neanche, quindi, perché scusate, il Carpi aveva un solo attaccante, qual io sono è questo assolutamente modulo? D'accordo. Quindi io non lo riconosco come numeri, capito? Io sì, perciò sì, dico, sì, ci sì, vogliono i giocatori, ci vuole la gente
che sudi in campo, che ci mette la grinta, che ci mette il cuore, capito? Cioè non è possibile assistere a elementi che non danno nulla, per poi non, se, è inutile che andiamo a parlare del centrocampo, cioè voglio dire, parliamo veramente di, e poi mettiamo in mezzo l'allenatore che poveraccio ha cercato di cambiare, ma in fondo, certo, in fondo è l'unico non colpevole, direi io. Allora, sì, 388-12-44688 per i vostri messaggi tramite WhatsApp, Tatiana Conetti in redazione, che salutiamo, e a questo punto ascoltiamo proprio il tecnico biancazzurro Massimo Epifani, quelle che sono state le sue considerazioni al termine della partita con il Carpi. Ci siamo messi in maniera diversa in mezzo al campo perché questa squadra ha bisogno di difendersi in una certa maniera, perché io ho ereditato anche una situazione in fase di non possesso non bella, quindi quando mi domandate il modulo, io devo cercare la chiave per far rendere bene questa squadra e per renderla più forte possibile per questo finale di campionato. Prima diventiamo solidi e prima facciamo i punti. C'è anche da dire che negli ultimi periodi il Pescara non ha mai tirato più 12 volte in porta come ho fatto oggi, quindi si bisogna sempre vedere. Oggi abbiamo subito solo un tiro in porta. Vado stasera a casa molto molto più tranquillo di sabato, perché sabato ero andato a casa con veramente disperato. Allora, situazione di non possesso non bella, questa è una critica poco velata, anzi, a Zeman. Sì, ma voglio dire, adesso senza senza scoprire nulla di strano, non ci serviva mica Campagnaro per scoprire che Zeman la fase difensiva non la fa, non la cura, se non, come si dice, nel minimo sindacale, perché deve pur mettere degli uomini a fare qualcosa. E poi è venuto Campagnaro, ci ha tolto il dubbio, dice adesso abbiamo cominciato a lavorare sulla fase difensiva. Mi viene in mente che per mesi diciamo che con Zeman, che un po' tutti i critici erano un po' cauti, perché sai, Zeman te può cacciare sempre il coniglio dal cilindro, si credeva, e quindi dice ma forse ha bisogno di lavorare, di plasmare la squadra. Non c'è riuscito lui in 6 mesi. Qualcuno pensava che Epifani in 6 giorni desse un volto a una squadra che non ne ha di volto, direi un senso a una squadra che non ne ha di senso, per diciamo scadere in un'ulteriore citazione. Lui va più tranquillo perché su, diciamo, la seconda partita, se non altro, ha cominciato a vedere un embrione di assetto più equilibrato. Però, come diceva giustamente l'amico Colangelo, voglio dire, quei due esterni, strano perché Balzano quel ruolo lo conosce bene, quei due esterni impresentabili, diciamo, io che non ero un esterno sfegatato, puro, diciamo, un esterno bloccato, no, ma voglio dire, no, sto parlando di Zampano. Io non sono mai stato un grande fan di Zampano, che per me è un incompiuto ancora, no? È un ragazzo che potenzialità sembra ne abbia, però ancora non esprime. Però ecco, penso che in quell'organizzazione uno Zampano sulla corsia destra ti possa dare qualcosina in più, ma qualcuno ha ritenuto che era un esubero e lo ha esodato a gennaio, come ha esodato Benali. Cioè, è chiaro, poi dopo vedi Falco, poverino, i numeri si vede che ce li ha, però dopo ogni tocco di palla ha bisogno di 8 minuti di recupero, fisicamente poveretto è ancora a terra. Ma Cin, pure lui fisicamente sembrerebbe decoroso, ma non sa ancora cosa deve fare in campo, forse nessuno gli ha spiegato nei mesi scorsi. E Epifani si è trovato, secondo me, in una situazione molto più complicata di quella che immaginava lui. Sì, certo. Tanto col 4-3-3, che forse avrebbe fatto bene a confermare, chiudo, per la prima partita, col 4-3-3 non andavi quasi da nessuna parte. Quest'altri moduli, a gente che ancora deve capire se il campo è più lungo che largo, è complicato farglielo digerire. Posso intervenire? Perché prego. Io non ero d'accordo con le dichiarazioni di Massimo, sinceramente, perché lui non ha ereditato un grave problema in fase difensiva, nel senso che io adesso non ricordo bene, però nelle ultime 10 partite mi sembra che 6 Zema le abbia concluse senza prendere gol. Quindi il problema qual era? Che quando
ci si illudeva ancora di poter fare i playoff, la gente si lamentava perché diceva non si esprime in fase offensiva, però in fase difensiva, a parte diciamo l'ultima partita di Cittadella dove effettivamente ci sono stati due errori, vabbè c'era il rigore e poi quella guarda gli avversari delle ultime 5 di Zeman però Va bene, sì, gli avversari, non è che sto a fare, sto dicendo in generale, non era quello il problema della fase difensiva, perché la fase difensiva lui non la cura, però la squadra, diciamo, è un po' come, che ne so, una palafitta che comunque alla fine manteneva un suo equilibrio, anche se non piaceva tanto in fase offensiva, però più o meno manteneva. Il problema vero, secondo me, era quello dell'attacco, ma è anche una questione psicologica, perché mentre prima tu eri nel dubbio, arriviamo ai playoff, poi il presidente giustamente, provocando l'allenatore, diceva se non arriviamo ai playoff è un fallimento, e quindi uno si parametrava sull'obiettivo playoff, ma in realtà adesso in 4 giorni è cambiato tutto, perché tu adesso devi pensare solo alla salvezza e guardi con terrore al calendario, perché sono tutti scontri diretti, tutte squadre che stanno dietro a te da sempre, che adesso, tipo la prima ad Avellino, e poi ci sarà il calendario, la classifica, scusa, è ancora peggiore di quella che pare, perché ci sono alcune squadre, mi sembra 3-4, che devono recuperare. Quindi è peggiore di quella che sembra. Allora, era peggiore pure prima che arrivasse Epifani di quello che sembra, perché sì, le pause sì, ci certo, sono state, certo, ci sono state c'era prima. Il discorso che tu hai due partite in casa, male che vada, prendi due punti, chiaro, male. Se avesse due punti in più, già quando è andato via adesso Zeman, il ragionamento però, c'era va cambiato. Già una squadra con due partite in meno. Perché comunque adesso il ragionamento va cambiato completamente, perché quota 50 è la quota matematica della salvezza, però facendo dei calcoli, non io, gli esperti hanno detto che 48 potrebbe essere, quindi tu adesso ti mancano 12 punti in 12 partite. Ogni 3 partite fa un punto. Tu devi fare un punto a partita. No, devi un punto fare a partita. Ogni 3 partite devi fare un punto. No, devi fare una vittoria. Una vittoria. Devi fare 6 pareggi, 2 vittorie e le altre sconfitte. Capito? Comunque devi fare più di quello che hai fatto fino ad adesso. No, nel senso che la media fino adesso era superiore al punto a partita, certo, perché avevi fatto le ultime delle ultime due, però dico con Zeman avevi fatto 28 partite, quindi una media di uno e qualcosa, ma devi fare una media di uno, è ancora possibile. Il problema vero è che adesso il terrore pervade tutti, adesso c'è paura, c'è la paura, perché 5 partite 0 punti, perché ci sta, perché nella sequenza Avellino, Empoli, Brescia, Palermo, Bari. Certo. Le due più abbordabili. Forse Bari, Palermo. Forse Palermo, Bari o Bari, Palermo. Bari, Palermo, perché poi il Palermo cambia poco. Le due più abbordabili ce le hai fuori. E comunque adesso paradossalmente, visto che è deciso che devi lottare solo per la salvezza, è meglio una tattica più prudente. Perché magari con Zeman, se fosse stato Zeman, potrebbe essere addirittura più complicato, perché lui comunque gioca sempre allo stesso modo, quindi sempre all'attacco, anche se poi aveva trovato quell'equilibrio da palafitta. Però qual era l'attacco? Guarda, quest'anno. Il problema vero è stato che questa è una squadra che gioca a trazione anteriore, non c'ha gli attaccanti forti, quindi in pratica non ci hai giocato mai all'attacco. Però per dire, la partita, passando all'attualità, la partita di Avellino, Epifani se la giocherà con un modulo coperto, con un atteggiamento coperto, mentre Zeman l'avrebbe giocato in maniera diversa. Ricordi Cosmi, esordio ad Avellino, esatto, Ragusa terzino sinistro, avevamo, certo. Mi ricordo, poi pareggiò Caprari. Che comunque avevamo perso pure quella partita. Avevamo perso pure quella e 8 terzini in campo... E una partita, poi c'era pure un tempaccio, sì. 12 salvataggi sulla linea, la cosa sembrava il calcio dei tempi eroici. Ma quel di Rumignani era già moderno, era già un calcio moderno. E a qualche minuto dalla fine Caprari indovina il colpo, riporti a casa il punto e l'avventura di Cosmi iniziò
con la, diciamo così, col segno positivo, e un po' pagò. Dopo, per un paio di settimane, sembrava che il Pescara avesse cambiato marcia, poi è andato come è andato. Allora, abbiamo la pubblicità, poi torneremo in diretta tra qualche minuto. 22:05 minuti, di nuovo in diretta dagli studi di Rete 8, dunque tanti messaggi, fra poco ascolteremo anche le parole del Presidente Sebastiani, intanto vediamo i messaggi che sono arrivati fino a questo momento. Ripescara. Avevo mandato in precedenza messaggi nei quali affermavo che non era il caso di cambiare allenatore, bisognava finire il campionato con Zeman, poi a fine anno si decideva per il prossimo. Speriamo che diversi tifosi e alcuni giornalisti riconoscano l'errore di valutazione. Buona serata. Mister Zeman aveva individuato i problemi già dal campionato scorso, rosa ampia che alla lunga avrebbero portato a situazioni poco simpatiche. La litigata dopo 3-3 in casa tra due giocatori da una parte e un altro andato via ne è la dimostrazione. Buonasera, Zeman è stato incolpato e criticato da tutti, anche da qualche giocatore e dai Epifani. Che vergogna. Epifani lascia in panchina i giocatori titolari con Zeman, mettendo in attacco due giovani che avrebbero difficoltà a giocare titolari in Serie C, Paolo da Montesilvano. Come al solito la presunzione non porta da nessuna parte, esonerato Zeman e al suo posto un dilettante. Spiegatemi come si fa a fare una scelta così scellerata, Sabrina. Buonasera, vorrei chiedervi se Stellone è stato no contattato. Con tutto il rispetto per Epifani, la scelta di metterlo adesso è molto, molto rischiosa. Non si parla anche le squadre dietro alcune. Scusate, non si parla anche che le squadre dietro alcune devono recuperare un turno. Zampano, perdita. E riguardarsi i fatti dopo quel 3-3 su Zampano, molti gol presi dal Pescara. Hanno criticato Zeman perché cambiava troppo. Epifani, due moduli diversi con molti cambi. Allora? Se fosse un film per gli ospiti sarebbe tutti gli uomini del Presidente, tutti contro tutti o gioco al massacro? Ma qua si deve rispondere perché, a qualche messaggio. Perché, visto che ha fatto tutto lui, naturalmente parlo del Presidente, invece di bruciare Epifani, non c'è andato lui in panchina? Quali ambizioni? La Serie è vicina, se non il fallimento. Zeman è stato un buon allenatore, ma il cambio si doveva fare a dicembre. Luigi, il tempo delle mele è finito. I giocatori vanno in campo per lo stipendio. Perché Epifani non manda in campo i giocatori della primavera? Beh, perché non sarebbe serio. Perché questi poi, tra l'altro, la maggior parte sono della primavera. In una situazione così delicata non poteva essere uno che ha allenato il Miglianico e San Nicolò a salvarci. Non credo che basti essere pescarese e un bravo ragazzo per essere competente, ma Sebastiani faceva comodo così per un discorso esclusivamente economico. Epifani nello spogliatoio conta tanto che il 2 di coppe. La vedo dura, i giocatori non ascoltavano Zeman, con Epifani ci giocano a pallucce. Zeman con questa squadra stava facendo troppo, come si poteva pretendere il gioco zemaniano ai playoff con così evidenti limiti tecnici? All'andata vincemmo a Parma e a Carpi, con Zeman in panchina, nonostante il gioco latitante, dei punti li avremmo racimolati. Vi ricordo, eravamo a 3 punti dai playoff con una partita da recuperare. Ma tutte e due, vincemmo sia a Parma. Sì, però perché erano distanti, poi qui c'è stato il recupero che li ha fatti avvicinare. Giusto. Comunque, scusa, ecco, allora, per dire, cerchiamo di commentare questi primi messaggi che mi sembrano tutti nostalgici. Catalizzati, sì, molti nostalgici. Sono tutti zemaniani. Tutti zemaniani. Adesso sono zemaniani. Se posso dire una cosa, mi delude un po' ancora una volta la piazza pescarese che snobba il. Io rivedo lo scetticismo su Baroni. Rivedo alcuni atteggiamenti avuti anche in anni lontani. È un difetto atavico della piazza pescarese che se non arriva il nome, vedi Zeman, o lo sconosciuto ma da lontano, non concede chance. Non concede chance. Sì, perché le critiche Epifani è uno di noi, quindi ci si può giocare.
Voglio dire, Epifani ha fatto giocare, di questo dovrebbero essere perlomeno, non dico riconoscenti, ma dovrebbero ammettere, ha fatto giocare quasi tutti quelli che Zeman ha voluto. Perché se è vero che i vecchi Zeman non li voleva, Epifani ha messo i nuovi. Se qualcuno mi dice che ce n'è uno che sembra molto meglio dei vabbè, di quelli però, altri... Scusa Walter, secondo me nella quota di critica nei confronti di Epifani non c'è un'ostilità nei confronti del nuovo allenatore. C'è scetticismo. C'è una quota di critica nei confronti del presidente, ma dall'altra di qualcuno che forse si aspettava, dopo un allenatore carismatico che quest'anno non è andato bene, però... È un presidente che diceva fino alla settimana scorsa che è un organico comunque che merita i playoff in un campionato che oggettivamente ha un livello basso. No, anzi diceva che è un fallimento, che è un fallimento non arrivare ai playoff. Probabilmente qualcuno si aspettava un nome blasonato nel campionato di Serie B che potesse dare veramente una scossa alla squadra. Io mi riferisco all'atteggiamento nei confronti della nuova gestione, cioè una piazza che non sa girare pagina. È una piazza destinata solo a involuzione. Cioè, voglio dire, il valore è la Serie B, e allora che me frega a me se ci sta Zeman o Pingo Pallino in panchina. Beh. Se il tifoso è tifoso, non gli interessa neanche il nome che c'è scritto sulla maglia, ma gli interessa il colore della maglia. Il problema è che forse inizia a esserci un po' di preoccupazione. C'è paura, la paura la capisco, ma come... È vero che la dimensione è la B, ma adesso io ricordo l'anno scorso, regniamo dalla stessa parte, bisogna essere compatti, bisogna stare uniti. Vabbè, uniti a però che? È un po'... È un vezzo italico, non è Colangelo, vedo che cominciano gli stracci e non mi piace. Colangelo e Giorgino, domanda a tutte e due: questi messaggi che cosa significano? Cioè, sostanzialmente potrebbero portare la piazza a dividersi ancora di più e a non essere unita in un momento in cui invece bisogna essere vicini alla squadra, a prescindere dagli errori fatti. Io sono convinto che questi sono messaggi soprattutto troppo negativi. Perché questo è un momento, come giustamente dici tu, queste critiche non fanno altro che allontanare anche il rispetto del gruppo squadra verso un allenatore, perché sappiamo benissimo che i giocatori la sanno proprio lunga, nel senso che basta un niente per appigliarsi alle scuse o a qualsiasi tipo di discorso negativo. E quindi questi discorsi così dell'allenatore, intanto, diciamo, giusto per essere precisi, Epifani, cioè voglio dire, ha allenato Miglianico e San Nicolò, due squadre era portate alla grande, ha fatto esperienza. Prima abbiamo preso anche degli allenatori, non per sottovalutarli, per l'amore di Dio, perché io spero che ognuno abbia il suo percorso, però ci stava Oddo che ha allenato gli allievi del Genova e la primavera del Pescara, quindi che poi sia stato un giocatore famoso, ma una cosa è essere allenatori e una cosa è essere giocatori. Anzi, io molto spesso sono convinto che chi è stato un bravissimo, ottimo giocatore difficilmente diventerà un ottimo allenatore. Quindi voglio dire, il paragone non esiste. Sarri non ha cioè, mai allenato nessuno. Quindi voglio dire, quindi queste critiche non fanno, e poi non fanno che appesantire questo fardello negativo sul Pescara Calcio. Qua dobbiamo preoccuparci veramente di salvarci, e quindi ci vuole la forza di tutti, l'entusiasmo il cuore proprio del tifoso vero pescarese, perché esiste, insomma, ci sta. Francesco. Ma io vado un po' più sulla cosa pratica, nel senso, quando è normale c'è preoccupazione da parte dei tifosi, però io dico che il calcio è fatto di risultati in tutti i posti. Allora, quando le cose vanno bene è normale, bravo, tifosi, società. Io l'anno che stavo a Terni, che il Foligno con Bisol vinse il campionato, c'era un'intervista sulla televisione dell'Umbria e mi chiese del Foligno. Allora gli dissi: guardi, complimenti, brave società, tifosi. L'anno dopo uscivano con la scorta della polizia. Nel senso, il calcio è fatto di risultati. Io invece dico una cosa sola: che in questo momento
Non puoi chiedere l'aiuto del tifoso, ma non solo a Pescara, un po' in tutti i posti, è così. Pescara forse è un po' una piazza più importante, una piazza più... Io penso che adesso, io sono sempre convinto che i giocatori debbano tirare fuori veramente qualcosa, se veramente dentro c'è, perché l'allenatore, come dice Guido, il modulo, quello che vuoi, però alla base di tutto io ho fatto il giocatore, ho fatto l'allenatore. Deve scattare anche la squadra di tirare fuori qualcosa in più per cercare di uscire fuori da questa situazione, perché non è che quando sento pure dire quota salvezza 50 punti, nel calcio può succedere tante cose. Io mi ricordo un anno a Terni, nel girone d'andata stavamo quarto ultimo, abbiamo fatto un recupero, andavamo per un punto, arrivavamo a pari punti con la Reggiana e playoff, per dire. Quindi il calcio deve vivere. Io penso che adesso attualmente è solo la questione della squadra che deve tirare fuori qualcosa veramente, perché se no qua adesso sarai Epifani, fra non mo se ne vai, ci arriva o Zemo, un altro allenatore, qualsiasi allenatore che arriverà, però la base di tutto è sempre la questione, io dico, dei giocatori, che dopo un allenatore ti può trasmettere il suo carisma, non lo metti in dubbio, il modulo, quello che vuoi. Però, come diceva prima, a base di tutto, parecchie cose, io penso che un mio giudizio personale, io spesso sono molto pratico, io non ho visto questa grande qualità del Pescara fino a questo momento, ma da prima pure. Forse a me personalmente, sì, l'unico giocatore che piaceva, io parlo a livello tecnico, era quel giocatore che andava a Crotone. Benavente. Parlo tecnicamente, dopo sinceramente. Non, quindi è una squadra che dovrà darsi da fare per tirarsi fuori veramente, per non rischiare di venire invischiati sulla zona per la retrocessione, perché il pubblico non è Pescara, in tutti i posti, se si vince no, Guido, certo, ti aiuta. Io penso che la squadra deve trasportare il pubblico e non viceversa, e non il contrario. No, siamo anche qui, perché dopo due partite in casa, ma è sempre così, succede così. Siamo qui per dare, deve fare, mo che vanno ad Avellino, che vanno in 300-350, sì, non è che cambia la situazione. No, beh, ma il clima, secondo me, perché il discorso che fa Francesco Giorgini è un po', diciamo, il succo della storia sta là. Quello che a me delude è questo atteggiamento di la delusione la capisco, sono deluso anch'io. Beh, è comprensibile, ma però la delusione dell'ambiente in generale si capisce. Quello che traspare è uno scetticismo verso i protagonisti. Allora io dico, se qui c'è un modo di far tirar fuori l'orgoglio a chi fino adesso non ne ha mostrato molto, è quello di far vedere che gli si sta un po', come si dice, col fiato sul collo, ma non nel senso della minaccia, nel senso dell'attenzione, se vogliamo, del coinvolgimento. Al tifoso normalmente si chiede questo, dopodiché il tifoso al 90esimo di fischi più ne fa sentire se le cose non vanno bene, meglio è. Ma come dire, ammantare la situazione dopo due partite già di questo clima di scetticismo, Valtteri, mi tifoso, lascia perplesso. Il tifoso è sfiancato da non ci dimentichiamo la stagione dello scorso anno, ma l'ha sfinito, sono due anni di sofferenza assoluta, altri. Questo doveva essere l'anno della svolta dopo un'annata balorda. Io due settimane capisco, fa leggevo ancora i messaggi, fate lavorare Zeman, bisogna dargli tempo di fare che? Sta qua da stava però febbraio, scusa, no, scusa, noi siamo qui, dicevo prima, per dare notizie. Io non sto assolvendo nessuno, sto soltanto dicendo che un cambio di clima così, ma come due settimane fa non lo vedevate una squadra inguardabile? È diventata inguardabile adesso? È stata inguardabile sicuramente anche adesso, certo, ma lo era anche prima. Lo era. Io sono contento perché mi stavo preoccupando, perché a volte ero d'accordo con Walter. Adesso per fortuna sono in totale disaccordo con quello che lui dice, allora siamo arrivati. Questo lo dice Pierpaolo. Allora, scusate, guarda, un attimo. Perché dicevo, noi siamo qui per dare notizie, ovviamente, però anche riportare quelle che sono voci. E c'è una voce che così gira, non so per quanto veritiera, e anche se secondo me è assurda,
che del ritorno di Zema. Ecco, direbbe del ritorno di Zema in caso di sconfitta ad Avellino. Un classico. Anche del questa è una cosa molto particolare in questo momento, che secondo me dimostra che le idee non sono proprio chiarissime. Ma vediamo che cosa invece ne pensa il presidente, che cosa ne ha pensato il presidente Sebastiani subito dopo la partita con il Carpi. Ascoltiamo le sue impressioni. Ma sicuramente un'altra sconfitta, ma guardare la partita, abbiamo perso una partita con un cross dall'altra parte e poi chiaramente sapevamo che se prendevamo gol loro giocano così, erano tutti quanti dietro la linea della palla, abbiamo provato in tutti i modi a cercare di raddrizzarla, non ci siamo riusciti, però l'impegno dei ragazzi c'è stato, sicuramente poi quando c'è subentra un po' di timore, di paura, magari si gioca anche un po' più impauriti e questo aiuta sicuramente. Equilibrio deve essere la parola d'ordine adesso? Ma certamente, l'equilibrio non è mai mancato e non credo ci mancherà oggi. Noi siamo consapevoli del fatto che in questo momento la nostra classifica non è bella e quindi i ragazzi sanno che devono dare sicuramente qualcosa in più dal punto di vista anche caratteriale, perché io se c'è una cosa che rimprovero a questa squadra è che forse siamo un po' troppo belli e meno efficaci in alcune situazioni. Io vedo che gli altri vengono qui stando i minuti per terra, se vanno in vantaggio anche se pareggiano, noi invece siamo sempre per giocare, per fare sicuramente lo sport, però qualche volta ci vuole anche questo pizzico di cattiveria che forse a noi manca. Due partite, zero punti nella gestione Epifani, come lo commenta questo dato, che è un dato oggettivo, il presidente? Ma lo commento che noi l'avevamo messo anche in conto che poteva succedere, perché è chiaro che quando cambi in corsa un allenatore può succedere che arrivi la svolta positiva, ma può succedere anche che magari arrivi la svolta negativa, perché una squadra che è abituata a fare un gioco di un certo tipo e poi magari deve cambiare qualcosa per cercare di migliorare, ci può stare che non arrivino i risultati subito. Ma l'esonero di Zeman lo definisce un esonero per motivi tecnici o per altro, alla fine un po' a mente fredda? No, l'esonero di Zeman, lo ribadisco come vi ho già detto appena c'è stato, è un esonero che non è sicuramente un esonero tecnico, è un esonero perché se una persona viene convocata e non si presenta, mi sembrava giusto anche per rispetto della squadra che è tornata a Pescara, che è tornata in Pullman, quando invece il suo allenatore non c'era, tutto qui. Oggi i tifosi l'hanno imbeccata nuovamente, però in questo momento c'è bisogno dell'aiuto di tutti per uscire da questo momento difficile. Che cosa si sente di dire il presidente? Mi sento di dire che i tifosi possono imbeccare quando vogliono, l'importante è che al fine campionato o anche adesso arrivino, portino qualcuno che sia in grado di portare avanti questa baracca, di mettere delle firme, perché anche per iscrivere al campionato una squadra ci vogliono le firme e le fiduzioni. Se ci sono questi imprenditori io sono a disposizione, ma fino adesso non li vedo, sento solo i cori e basta, ci vogliono i fatti, non i cori. Allora, ci vogliono i fatti e non i cori, dice Sebastiani, questa è la prima valutazione. L'altra, siamo troppo belli. Allora, Colangelo. Allora, perché stai dicendo questo? Accorto che qualcuno rideva quando ha sentito siamo troppo belli? Perché sta bellezza non è che si è vista. Il fatto di essere troppo belli, presidente, veramente ha preso. Voleva dire forse leggeri. Sì, prima. Leggeri, forse ha sbagliato, perché non, veramente belli non siamo stati mai. Ecco. Invece sono d'accordo sul fatto di questi cori, che non li condivido, perché su questo è giusto che sia così, insomma. Perché ci vogliono i fatti, cioè trovare gente che vada in banca e firmi delle fideiussioni. Non so quanti sono disponibili e questo è un altro problema, cioè se non si mettono d'accordo e quindi capiscono che portare avanti una società come il Pescara Calcio, dove dovrebbe avere ambizioni e campionati importanti, se non si va d'accordo non si va da nessuna parte, e l'accordo potrebbe essere con presidenza, tifoseria, infatti questo disaccordo presidenza settore tecnico già ci ha portato quasi un disastro. Allora, abbiamo la pubblicità, qualche minuto di pubblicità, poi torneremo con altri messaggi e altre novità.
22:28 minuti, di nuovo in diretta e di nuovo vediamo altri messaggi che arrivano copiosi da casa. Dunque vediamo quella che è l'opinione dei tifosi, l'opinione di chi ci segue da casa. Eccoli. Allora, buonasera a tutti. A mio parere è stato trovato il pretesto per l'esonero di Zeman. Infatti la convocazione della riunione dovrebbe essere stata appositamente diramata quando il mister, confidando anche nella giornata successiva di riposo, si era già congedato dalla squadra per fare rientro a casa. Massimo De Liberis. Mi dispiace per Zeman e Epifani. Sebastiani dice che la squadra è dei play-off. Non andavano bene le vittorie per 1-0. Buonasera a tutti, ma ora mi inizio veramente a preoccupare. La squadra è piatta e senza un minimo di reazione. Comunque Pescara e tutti i tifosi biancazzurri non meritano questo scempio. Max da Cerratina. Parma e Carpi hanno fatto gol al primo affondo. Sebastiano ha detto che dobbiamo buttare la palla, buttarsi per terra, quindi ci dobbiamo mettere tutti dietro sin dal primo minuto. Epifani presuntuoso, vergognose le critiche a Zeman. Sebastiani molto scorretto con Zeman. Il licenziamento poteva anche starci, ma il modo è alquanto disonesto. Unico giornalista obiettivo e profeta. La squadra è molto scarsa. Zeman stava facendo il possibile e non ve ne siete accorti. In conclusione, Sebastiani merita la Serie C. Prima qualcuno diceva con un altro allenatore... E modulo andiamo ai playoff. Ora rimpiangiamo i fuoriclasse che giocano agli ultimi posti in A e di Gans che qualcuno voleva in campo. Avete visto ad Ascoli? Va bene anche la C, però visto i capitali incassati con questa società il presidente vada via senza cercare altro, visto che è una società senza valore economico, dopo che lui ha venduto tutti i calciatori si poteva stare in Serie A tranquillamente. Comunque va bene la C. Le partite si giocano sul campo e dove sta scritto che il Pescara non possa vincere ad Avellino, con l'Empoli, a Brescia e con il Bari, contrariamente a tutti i pronostici. Il calcio è bello perché prima ti fa morire di dispiacere e poi ti fa morire di goduria. Antonio, è un bel messaggio, è quello che ci auguriamo, ma insomma un po' di preoccupazione rimane. Credo che la squadra è già scarsa di per sé, se poi ci mettiamo un mister senza esperienza nella cadetteria la frittata è fatta. Secondo me bisognava andare avanti fino a giugno con Zeman, se non si vuole retrocedere subito un mister tipo Malesani, vedasi Ternana con De Cagno, i risultati li sta facendo, con Epifani poche speranze di salvezza, purtroppo. Sì, è vero che nelle ultime con Zeman si sono subiti pochissimi gol, ma solo per casualità. Basti ricordare partite come Foggia, Venezia, in cui questi ci hanno preso a pallate. Forse il vero problema di Zeman è stato quello di voler andare dritto per la sua strada, approvato da una società a cui non è dispiaciuto vendere giocatori per fare cassa. Ho idea che poco possa fare Epifani. Mi auguro a questo punto che ci sia almeno una prova d'orgoglio dei giocatori. Non rimpiango Zeman, ma rimpiango il gioco di Oddo. Un saluto da Antonella. Ecco, io prenderei spunto proprio da questo. Luigi. Il rimpianto per Oddo, che tra l'altro era sotto contratto con il Pescara fino a poco tempo fa, prima di andare a Udinese. Ma qua gli ho superato. Adesso rimpiangiamo Zeman, adesso rimpiangiamo Oddo. Beh, Oddo è uno di quelli che a Pescara ha dimostrato valore fino a quell'anno disgraziato, lo scorso anno della Serie A. E certo, cosa possiamo dire? Possiamo dire che allora fu sbagliata la scelta di mandare via Oddo e di prendere Zeman campionato di Serie A in corso. Zeman arrivava dopo un campionato come quello del 2012 che rimarrà nella storia del Pescara, esattamente come rimarrà nella storia del Pescara e di Pescara l'anno straordinario con cui siamo andati in Serie A con Massimo Oddo. Sono allenatori che hanno scritto pagine di storia, ma poi il calcio non si fa la domenica soltanto con la storia, si fa con i fatti, si fa con i giocatori, con giocatori che siano adatti a un determinato modulo. E alla fine quest'anno l'annata è nata storta, l'avevamo capito subito tutti che non era un'annata giusta, l'abbiamo definita un'annata di transizione
perché non arrivavano i risultati, perché non si vedeva quello il gioco, doveva perché essere, abbiamo capito anche essere. Che la società in qualche modo doveva fare cassa e bisognava riallineare anche i conti senza andare a mettere le mani nel portafogli di Sebastiani e capire fino in fondo come stiano le cose, ma non ci voleva molto per capirlo che questa era un'annata particolare, un'annata che se fossimo arrivati ai play-off sarebbe stato già tanto grasso che colava, ma era un'annata di sussistenza in Serie B. Purtroppo le cose sono oltremodo complicate, per errori di tutti, perché l'errore l'ha fatto Zeman, l'errore è stato fatto da chi ha impostato la squadra, probabilmente anche da chi si è assunto delle responsabilità tecniche, e quindi parlo anche di chi ha fatto le scelte o ha secondato certe scelte, errore ovviamente da parte della dirigenza. A mio modo di vedere Zeman, il capitolo Zeman doveva essere chiuso prima, se doveva essere chiuso, doveva essere chiuso prima del mercato di gennaio, doveva essere data la possibilità, poteva essere Epifanio, poteva essere un altro allenatore, comunque di poter in qualche modo ricalibrare questa squadra. Si sono fatti una serie di errori che speriamo non siano decisivi e non siano esiziali per la squadra. Non sono d'accordo con quel tifoso che dice se deve essere Serie C arrivi la Serie C, perché qualcuno pensa che se andiamo in Serie C poi ci sia una sorta di reset per cui si parte con una nuova società, ma questa considerazione è una considerazione irresponsabile, perché cambiano i numeri e quindi anche se qualcuno si illude che possa arrivare qualcun altro a prendere il Pescara, la pill che il Pescara può avere in Serie B è di un certo tipo, certo. Quello che può avere poi in un girone dantesco come la Serie C è di ben altro tipo, quindi no, ma si rischia anche il fallimento, ma sì, certo, davvero, ma non si deve dire neanche lontanamente, cioè, quindi è da irresponsabili dire ben venga la C perché così almeno non vedo più Sebastiani. Ma questo non significa che noi siamo i difensori di Sebastiani, perché sento sempre questa canzoncina, ma voi andate in televisione a difendere Sebastiani, sì, noi non difendiamo Sebastiani, difendiamo la categoria, difendiamo il Pescara, difendiamo il Pescara perché è un patrimonio di tutti, e quando non vedi alternative alla fine non è che giustifichi chi c'è, però dici ma insomma qual è il futuro, ecco perché rispondiamo pure a qualcuno che fa sempre questa considerazione. Sebastiani che prende Zeman non è che poi può andare male Sebastiani solo perché ha cacciato Zeman, bisogna cercare di capire che cosa è successo. Cioè l'anno scorso quando ha preso Zeman tutti quanti a dire eccolo qua, personalmente grande intuizione perché tranquillizzi la piazza sul futuro. Ormai avevi compromesso una stagione. Il problema è nato in estate quando si è purtroppo, si è capito che i problemi che erano sorti anni prima, dopo il divorzio precedente, non erano stati risolti. Adesso torniamo, ci fu qualche tempo fa, andavano di moda le battute, cioè vanno bene solo davanti agli arrosticini, a una frittura vanno d'accordo Sebastiani e Zeman. Purtroppo adesso si paga quel conto lì, e il timore mio, il discorso facevo prima, non puoi vendemmiare a maggio, il timore mio è nasce da un fatto. Tu prendi Zeman, automaticamente campagna acquisti, ne vai a saccheggiare le formazioni primavera. Ora mi pare di poter affermare che il calcio ha delle regole, poi ci sono le eccezioni. Io ricordo gli exploit, la storia di Zeman è legata a 4-5 nomi che sono le eccezioni. Cioè il primo Foggia che ha lanciato il fenomeno Zeman aveva Signori, Baiano, adesso è inutile ricordarla, il primo Pescara aveva quei tre, quella è stata l'eccezione. Quando Zeman è tornato a Foggia anni dopo ci ha riprovato, ma non è che era meno bravo, è che è difficile ritrovare la famosa chimica, e ci ha riprovato anche quest'anno qua, poi lui si lamentava 27-28, ok, la rosa troppo ampia non aiuta a lavorare, però in mezzo a 28 o 11 ne trovi, no? Se non li trovi c'è qualche problema anche di chi li ha scelti. E torniamo al cocktail società, direttori sportivi,
allenatore, cioè io non mi rifiuto di credere che la campagna acquisti è stata fatta tutto non contro, ma contro il parere di Zeman. C'erano 30 giocatori qua a luglio, cavarne fuori 10-15 decorosi, invece mi pare che i più decorosi piano piano sono stati mandati via. Comunque, certo. Walter, esistono anche le dimissioni. Bravo. Tutto a questa giostra. Poi, e non me lo venire discorso, a dire quattro mesi dopo, io mi volevo dimettere. Non ti completo. Sei dimesso, la cioè, storia. Alla fine bisogna che ci sia anche la personalità di chi deve scegliere, perché è inutile dare colpe sempre per conto terzi. C'è un allenatore, c'è un direttore, c'è un presidente, c'è una società dove se le cose non vanno, soprattutto a livello tecnico, uno dice vabbè, grazie di tutto, arrivederci, non mi piace e me ne vado. Non sono molti quelli che fanno così. Allora pubblicità, poi torniamo di nuovo in diretta per andare ad Avellino, dove c'è il nostro collega che ci spiegherà qualcosa sulla partita, su come si preannuncia la partita con il Pescara da parte dell'Avellino. Non può richiamare più Zem. Io ce l'ho il nome. Bene, siamo di nuovo in diretta, stavamo discutendo perché molte volte le trasmissioni si fanno anche durante la pubblicità, però io direi che a questo punto, se è pronto il collegamento con Avellino, andrei proprio ad Avellino dove c'è il collega Massimo Iapparello. Massimo, buonasera. Massimo non ci sente. Pronto? Sì, Massimo, buonasera. Sì, buonasera a tutti voi. Allora, Pescara tra mille problemi, che cosa si pensa ad Avellino di questa partita con i biancazzurri? Se il Pescara ha problemi, l'Avellino credo che non può sicuramente sorridere. Dopo la figuraccia nel derby, le tensioni che ieri sono acuite con lo scontro verbale tra alcuni tifosi e Novellino nel corso dell'allenamento, un clima tesissimo in casa biancoverde, una settimana che porterà poi allo scontro diretto per la salvezza come quello di domenica tra l'Avellino e Pescara. Non è un momento felice per i lupi che sono stati contestati dai tifosi, c'è grande amarezza per la prestazione in colore nel derby della Ricchi, naturalmente quella di domenica rappresenta una tappa fondamentale anche per lo stesso Novellino, che potrebbe davvero rischiare la panchina in caso di risultato negativo. Ecco, quale potrà essere la formazione dell'Avellino e soprattutto che tipo di atteggiamento tattico avrà la formazione irpina? Novellino dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con le assenze sicure degli squalificati Molina e Asensio. C'è in dubbio Capitan D'Angelo che oggi si è fermato nel corso della partitella contro la Primavera, ha rimediato un colpo al polpaccio sinistro e ha abbandonato in anticipo il test contro i Lupacchiotti. Nel dubbio in difesa riguarda l'impiego di Ngawa che oggi ha lavorato a parte. Nella partitella di oggi Novellino ha provato nel primo tempo quella che potrebbe essere per gran parte la formazione che dovrebbe poi presentare domenica contro il Pescara di Epifani, con Lezzerini tra i pali, Pecorini a destra, ma se dovesse farcela Ngawa dovrebbe giocare su quel versante. Al centro della difesa dovrebbe tornare da primo minuto Migliorini in coppia con Cresic, fuori Morello dopo i disastri nel derby contro la Salernitana. A sinistra torna titolare Rizzato. In mezzo al campo c'è il dubbio di D'Angelo, in alternativa c'è Derisio in coppia con Di Tacchio. Largo a destra dovrebbe giocare con la Verone, con Pidavi a sinistra, in attacco Artemagni con il sostegno di Cavalli. È vero che ci saranno circa 4.000 spettatori? Ma io credo anche di meno. C'è una netta spaccatura tra la tifoseria, la società e anche la squadra. È una partita insidiosa per i lupi, perché al di là delle difficoltà della Pescara, che dopo anche le sonore di Zeman non sta certamente brillando, però qui in casa di Irpina il post derby ha lasciato troppe ferite e soprattutto troppe preoccupazioni per quella che è la tenuta mentale del gruppo di Novellino. Credo che non ci saranno più di 2.500-3.000 spettatori al Partenio, come purtroppo si sta verificando nelle ultime partite, perché al di là delle difficoltà della squadra
sul campo c'è poi la questione societaria, perché di oggi la notizia è che la trattativa per il passaggio dell'80% dall'attuale proprietà, quella in mano a Walter Staccone, Little Ball Vigilanza SRL di Gravina, ha subito un brusco rallentamento, se ne parlerà a fine aprile. Molti speravano naturalmente nel cambio di proprietà, anche perché Staccone da queste parti ormai hanno rotto con la piazza. Grazie Massimo e buona serata. Grazie a voi. E quindi se i problemi ce li ha il Pescara, ce li hanno anche gli altri. Non ride, direi. Ride, non ride. Okay. È così in tutte le piazze. Domenica con un pareggio... È così in tutte le piazze. L'unica cosa che mi preoccupa è che l'Avellino comunque è abituato a lottare, cioè è consapevole che deve lottare dall'inizio della stagione. Sfida salvezza. Esatto, lui è relativamente tranquillo. Invece la paura del Pescara è che diciamo non è mai successo questo, capito? È come se fosse un ragazzo di media borghesia che va in un quartiere di bulli e può darsi che le prende. Questo è il vero problema. Allora, ancora messaggi da casa, perché sono tanti e vorremmo dare almeno lo spazio un po' a tutti. Allora, comunque Zeman, l'unico allenatore vice campione d'Italia venuto a Pescara ad allenare, segno che non ha la puzza sotto il naso. Fermatevi che la B è un livello basso, in questo campionato ci sono volponi, altro a dire che puoi perdere con chiunque. Buonasera a tutti. Buonasera, alcune considerazioni. Parlare del Pescara adesso è come sparare sulla Croce Rossa. Chi è causa del suo male pianga se stesso. La gallina alle uova d'oro non feta più. Auguriamoci che la Via Crucis imminente sia solo spirituale. I tifosi sono stanchi, ogni domenica una battaglia e molti tifosi preferiscono disertare. Presidente, vai avanti così, buona Pasqua a tutti, brogetto o brodetto, esso sia. Coraggio, ci siamo. Beh, adesso si scherza anche perché insomma in questi momenti è così. Siamo scettici sui protagonisti perché sono scarsi. Mister Giorgini ha ragione, squadra qualitativamente non all'altezza delle più forti, perché a Zeman si doveva chiedere di più di quello che stava facendo. Nerone anti-zemaniano. Walter, sei anti-zemaniano? A me mi possono dire quello che vogliono, non mi offendo mica. No, è una domanda... No, io sono anti-zemaniano, io sono stato perfino anti-galioniano, mi hanno detto... Poi non mi ricordo quando, però me l'hanno detto, quindi ci credo. Io adesso richiamerei Galeone, per esempio, perché dobbiamo richiamare Zeman? Che poi Zeman non è mica l'allenatore più titolato che è venuto qua. Qua sono passati allenatori che un po' di campionati li hanno vinti, eh? Qualcuno che nel calcio italiano ha fatto altro. Io ho grande rispetto per Zeman, però non è che quando sono venuti Castagnier, Mazzone e altri, lo stesso Galeone che di campionati B ne ha 25. Non è stata una meteora nel calcio Galeone, e visto che sta qua in zona, allora prendiamo in considerazione anche quest'idea. Cioè, io ho rispetto di Zeman e mi dispiace che nell'ultimo periodo io ho avuto più rispetto di Zeman dello stesso Zeman, perché alcuni atteggiamenti di questo Zeman, secondo me, 5 anni fa, 10 anni fa avrebbero deluso innanzitutto lui. Zeman è uno, non ha la puzza sotto al naso, però è uno che te lo dice a luglio quello che va e non va, non a ottobre o alla vigilia di Natale. Quello era lo Zeman che piaceva a tutti. Dopodiché nessuno è infallibile, ovvio che può sbagliare pure Zeman, ci mancherebbe altro. Per me se torna e salva il Pescara, ho detto, vado a portargli i fiori, gli applausi, i pasticcini, non ci sono problemi, parliamo di calcio. Vediamo altri messaggi, ce n'era un altro pure che coinvolgeva te. L'ho visto, sì. Nerone, guardi che con Epifani è molto peggio rispetto alle ultime uscite di Zeman. Anche i muri lo sanno. Più che altro si è visto Robert da Pescara. Allora. Andiamo avanti. Nerò, in merito a quello che dici preferisco non commentare, però almeno siediti compostamente, non sei al bar. Vabbè, questi sono... Non dobbiamo assolutamente scendere su questo livello. Ci vedremo a giugno, vinceremo i playoff e saluto Mario, grande intenditore e onorato di averci giocato contro, anche se c'era la sua ultima stagione.
La C è dietro l'angolo, ma non ve ne siete accorti. Bravo Colangelo per ciò che hai detto. Come prossimo allenatore propongo Sebastiani, come DS Sebastiani, come top player Sebastiani, con la faccia di capitano. Vuoi vedere che riesci a trovare un altro colpevole? Buona serata, una domanda. I ragazzi della primavera sono del Pescara? Grazie, Mario Pescara. Non chi è che sa se sono del Pescara, Giancarlo? Beh, sono tutti del Pescara, certo. I ragazzi della primavera. I ragazzi della primavera, sì. Tranne quelli che sono in prestito. Vabbè, tranne quelli in prestito, no, sono ovviamente del Pescara. Certo, ancora messaggi, se c'è, mi dicono che non ne abbiamo in questo momento. Bene. Vabbè, la delusione è palpabile, sì, all'amico dello stadio Composti devo dire che c'è un problema di altezza. Non mi posso mettere le ginocchia in bocca, quando prendono le poltrone più alte io i piedi li metto più composti, chiedo scusa. Sta settimana se n'è andato un grande maestro del mio mestiere, Luigi Necco, lo vorrei ricordare a tutti quelli che hanno seguito il 90° minuto degli anni d'oro, perché era qualcuno, lui per aver osato criticare qualcuno nel calcio non prese qualche parola, lui prese una pallottola, perché quando ci furono alcuni atteggiamenti nell'Irpinia, quando furono portati giocatori a omaggiare capi Camorra, il grande Luigi non lo mandò a dire e si prese una pallotta. E poi era uno che sapeva ironizzare, dare che notizie, sapeva ironizzare, la sua grandezza, dirle con il sorriso. Era anche quel gesto finale, la sua grandezza era anche quella di ricondurre alla fine il calcio a quella che è la sua dimensione, almeno per noi. Poi quelli che la fanno, ovviamente ci vivono, hanno anche il diritto, come dire, di avere emozioni forti, ma per noi che lo viviamo da fuori ricordiamoci che il calcio è la nostra valvola di sfogo, è il nostro divertimento, il nostro passatempo. Siamo in conclusione, allora Giancarlo Febbre, sì. Avellino Pescara. Ma il pronostico sinceramente non lo faccio, io in genere li faccio, qualche volta indovino pure, però questa volta mi dovete concedere di evitare, anche perché il modulo più o meno si può intuire, i giocatori non li conosciamo, quelli che saranno schierati, perché sono cambiati in tanti. So quindi che poi li chiediamo a Walter Nero. Sì, so che oggi Mazzotta ha avuto un problema, forse... Sì, perlomeno oggi si è fermato, ma ovviamente potrebbe recuperare. La situazione ambientale è quella che è, pure loro stanno messi abbastanza male, ma questo non è un sollievo per noi, perché più la situazione è difficile, perché è una questione di carattere della squadra. Io non vedo tantissimo carattere in questa squadra, penso che non lo veda neanche l'allenatore, neanche il presidente che li ha spronati. Probabilmente perché ha pensato di giocare sempre da un punto di vista tecnico, di applicare gli schemi di Zeman, di fare quel compito che poi è diventato spesso il compitino. Però da un punto di vista caratteriale sinceramente qualche lacuna c'è, anche perché nelle ultime due partite abbiamo visto che al di là del tentativo di reazione, però erano due partite dove tu hai preso il gol, tra l'altro allo stesso minuto, all'11° del primo tempo, in tutte e due, quindi hai avuto tutta la partita per provare a recuperare e non ci sei riuscito. Mancava lo spunto, niente che potesse stravolgere la trama già scritta della partita, e quindi questo sinceramente mi preoccupa. Ovviamente poi il calcio dipende pure dagli episodi, perché siamo stati anche un po' sfortunati in entrambe le partite, magari ecco, contro il Parma più che sfortunati c'è stato anche qualche difetto di posizionamento, perché prendere gol su uno schema da fallo laterale in genere non è che si veda molto spesso, uno schema elementare da fallo laterale non è proprio un qualcosa che si vede sui campi professionistici molto spesso. Quindi io sinceramente non lo so, mi auguro con tutto il cuore per Epifani che... prima un telespettatore ha scritto siccome è di Pescara, Epifani noi lo conosciamo perché sappiamo come lavora,
è un ragazzo che ha personalità, è un ragazzo che studia molto, che ha tantissime idee. È chiaro che lui sta facendo un suo percorso normale, che poi è capitato che da un punto di vista della tempistica forse è capitato male, perché è capitato con due partite diciamo difficili in questi quattro giorni, e quindi l'inizio, io oggi ho scritto che era un battesimo di fuoco e lui un po' si è bruciacchiato, perché non possiamo esimerci dal far notare questo. Però io sono convinto che lui riuscirà a trovare una soluzione. La cosa che mi, diciamo, io sono abbastanza pessimista, ovviamente riferito alle ultime due partite. Però ecco, la nostra non è un'impresa ciclopica, dobbiamo fare un punto a partita, è una cosa che teoricamente si può fare. Quindi io, diciamo, direi che comunque dovremmo cominciare a riportare qualche punto a casa già la domenica. Giorgini, che partita farebbe l'Avellino? Una partita per? No, io penso, l'Avellino già, anche loro hanno grossi problemi, quindi se io la partita me l'andrei a giocare, di cercare di imporre subito, mettere paura un po' all'Avellino, perché sennò è sempre un campo pericoloso. L'Avellino giocherà sicuramente con grande dinamismo, che il sì, carattere di noi, un po' di Novellino, quindi quei campi un po' basta. Quindi qui a stare un po' sempre in una fase un po' di attesa può diventare anche pericoloso per quel campo. Dopo ognuno. Questa squadra ha la personalità per imporsi? No, io invece. In questo momento, già siamo in ritardo, lavorerei molto sulla testa dei giocatori e far capire che loro sono i protagonisti assoluti in questo momento. Cioè, questi discorsi dell'allenatore Zeman o Massimo Epifani non fanno altro che avvilire la situazione ancora di più. Perché se io dovessi avere la squadra nelle condizioni in cui l'ho avuta sabato scorso e quell'altro sabato, la partita non la devono neanche giocare, perché la perdono certamente. Se invece i ragazzi capiscono che loro sono i protagonisti in assoluto, e quindi tra gli schemi, i numeri, le situazioni tattiche, non c'entra proprio nulla. Guido, devono giocare a pallone e devono mettersi a disposizione. Questo è un contributo che ti possono dare soprattutto gli anziani, che gli è anziani. Quello che non c'è in questa sì, squadra. Però il problema dagli anziani non è fino adesso. Bravo. Mi dispiace, perché tutta gente con carriere importanti, per l'amor di Dio, dagli anziani. Ma, Guido, cosa è venuto? Ma infatti sì, infatti non è sembra una squadra che manca proprio di personalità, di un allenatore in campo, cioè di quel giocatore, esatto, che abbia la capacità di svegliare il compagno di squadra, no? Di scuoterli. Però il problema è, non possiamo adesso piangerci addosso, devono capire i ragazzi che se non ci mettono il cuore, se non ci mettono l'anima, proprio la volontà di ferro, sono zero, gente che non può fare questo tipo di campionato. Allora, siamo in chiusura, Luigi, io Walter, penso non più di un minuto. Tutto giusto, questa è una partita che si giocherà soprattutto dal punto di vista nervoso, ma per entrambe le squadre, perché la situazione è esattamente speculare. Contestato sì. Sebastiani qui, contestata la dirigenza lì, una squadra in grande difficoltà lì e lo stesso. Hanno qui. Perso il derby. E questa è una partita che alla fine sarà contrassegnata da grande tensione, l'inizio sarà molto importante, e più che sulle alchimie tattiche, sul 3-5-2 deve lavorare Epifani soprattutto da questo punto di vista, in questi pochi giorni che ha a disposizione, per quello che dicevano i nostri allenatori, i nostri due allenatori che di calcio ne capiscono. E questo è l'aspetto fondamentale, poi il resto arriverà, anche perché Epifani deve salvare anche la sua carriera, certo, e di carriera, certo. Perché quella di domenica è una partita fondamentale anche per lui, per la sua vita, è un ragazzo che merita venire, quindi anche da questo punto di vista lo stesso Epifani dovrà caricarsi di emotività positiva e di tensione nervosa positiva. Walter, sono si riuscirà a... cuore, gambe, testa, non si sfugge. Dopo pensiamo ai moduli, cioè cuore, gambe, testa. Se continuano, come temo, a pensare il modulo, l'allenatore, ma io sto più a mio agio là, non andiamo da nessuna parte. Per una volta smetto i panni del saccente critico, faccio anch'io un po' il tifoso.
cuore, gambe e testa, da queste situazioni si esce innanzitutto così. Dopo decidiamo se va meglio il 4-2, il 5-3, il 6-1. 7-0. Se mancano i famosi attributi, lasciamo perdere e cambiamo mestiere. E siccome molti di questi ancora non li iniziano un mestiere, sarà il caso che se lo trovi. Staremo a vedere cosa accadrà allo stadio Partenio di Avellino e allo stadio Lombardi. Speriamo che il Pescara riesca a giocare, a recuperare un po' di quella che è l'autostima, che è una cosa molto molto importante. Un grazie a Diego Martelli alle camere, a Naomi Polidoro per il coordinamento, alla regia sempre ottima di Danilo Cinquino, a Tatiana Conetti in redazione. Un grazie agli ospiti qui in studio che anche questa sera hanno dato un grandissimo apporto per la trasmissione. Grazie a voi che ci avete seguito, come sempre, con affetto. A giovedì prossimo, sempre alle 21.30. Buonanotte. Sono seduto sopra una panchina, qui fermo ad aspettare, e c'è un pallone, sta viaggiando su un prato, e quando arriva mi farà sudare. Ma dimmi quando arriverai, son così teso, questa palla non arriva mai, chissà che faccia che farai, così felice sbalordito non t'ho visto mai, a tutto campo arriverà, è un talk show del tuo Pescara, qui si parlerà, chissà che faccia che farai, quando la vedi alla televisione rimarrai senza parole, clicca se seguici.